Il tema della privacy potrebbe sembrare forse un po' astratta, un po' tecnica, se non burocratica, l'ennesima cosa che viene chiesto a noi, le ennesime carte da firmare, da compilare. È vero, ma non abbiamo alternative. Cioè dobbiamo vivere il tempo nostro. Il tempo nostro richiede questo tipo di attenzione e Andrea questa sera ci spiegherà tutta una serie di cose. Che non ci siamo messi in testa di riuscire a capire questa sera tutto, guardate, perché è un tema abbastanza complesso e se non volete anche complicato. Però cominciamo un percorso. Ha a che fare anche con il rispetto delle persone e con l'attenzione verso le persone che vengono presso i nostri presidi. E io direi di cominciare con il Vangelo di questa mattina e poi lascio la parola ad Andrea. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazaret: In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi. E ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova, a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città. E lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dunque, da ormai 2 anni con Andrea. E abbiamo fatto vari incontri in vicariato e così via per capire come risolvere questa situazione della privacy e così via. È stato fatto un percorso. Poi, quando qualche mese fa sono stati mandati dei moduli nelle parrocchie da parte dell'ufficio giuridico, e non avendo avuto un accompagnamento di questi documenti, molti erano rimasti un po' perplessi, un po' contrariati. Anche un po' confusi perché non sapevano bene che cosa bisognasse fare. Allora abbiamo deciso di proporre questo incontro a chiunque potesse e volesse, proprio per riflettere e capire insieme di cosa si tratta, perché e come fare le cose. E quindi, se poi alla fine dell'incontro di oggi dovessimo avere delle idee più chiare, alcune cose più semplici da mettere in atto, ringraziamo il Signore. Se poi successivamente dovessimo renderci conto tutti quanti che ci sono anche altri aspetti da capire e da approfondire, ci organizzeremo. Intanto aggiungiamo questo tassello molto importante di quest'oggi. Grazie a tutti quanti per quello che fate poi quotidianamente, grazie ad Andrea e lascio la parola, vai. Andrea, devi accendere il microfono. Si vede il mio schermo? Ok. Sì, tutto bene. Allora, l'obiettivo di questo incontro non è quello di creare per forza una competenza, però di trasmettere una consapevolezza. E quindi andremo piano piano a vedere alcuni punti, iniziamo da un discorso generale per poi arrivare al discorso particolare. E comincio proprio dal concetto di privacy, che
Che cos'è la privacy? Un puro esercizio mentale? Una nuova moda che prima non c'era e adesso invece c'è? No, non è questo la privacy. La privacy è un diritto della persona, di tutte le persone, anche nostro, ok? E vorrei parlare con voi un attimo di come nasce un diritto. Il diritto, vedete, è una cosa culturalmente determinata. Questa riflessione la piglio dall'antropologia culturale. Quando un gruppo di persone sente una cosa come giusta, questo diventa un valore, per esempio il valore della vita. E più questo valore si radica, più questo diventa un diritto, il diritto a difendere la vita. E il diritto, il fatto che ci sia un diritto, porta il, come dire, colui che fa le regole della vita comune, il legislatore, nel nostro caso un Parlamento, a emanare delle leggi che lo difendano. Allora, per quanto riguarda il diritto alla privacy, noi abbiamo un'evoluzione che diciamo ha delle radici profonde nel tempo, perché la prima volta che è stato formulato il diritto alla privacy è stato nel 1948, nella Carta dei diritti dell'uomo. Prima il concetto di privacy era stato teorizzato alla fine dell'Ottocento, ma non era un diritto. Beh, nel 1948, nella Carta dei diritti umani dell'ONU, viene messo proprio il diritto alla privacy. La privacy era intesa come il diritto di stare da soli, che nessuno interferisse nella nostra vita privata, ok? Nel 1983, anche nel diritto canonico, quindi nella legge della Chiesa universale, entra il diritto alla privacy. E nel 2000 questo diritto viene formalizzato anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Vedete che nel 2000 si parla già di comunicazioni, laddove nel 1948 si parlava di corrispondenza. Perché? Perché effettivamente i modi che si avevano nel 2000 per entrare nella vita privata di una persona erano cambiati rispetto al 1948. Ora, nel mondo oggi si parla di protezione dei dati e poi si parla di privacy. Che cosa è? Qual è il rapporto tra la privacy e la protezione dei dati della persona? È la stessa cosa. Infatti, il regolamento europeo sulla privacy, che è la legge che oggi noi abbiamo e dobbiamo seguire, si intitola Regolamento generale sulla protezione dei dati. La parola privacy non c'è, perché oggi si conosce molto di più della persona attraverso i suoi dati piuttosto che attraverso quello che lei stessa ci dice. È sotto gli occhi di tutti e abbiamo letto tutti cosa si fa oggi in internet e come attraverso internet si riesce a capire la vita di una persona senza che lei ce lo voglia raccontare. Allora, questo regolamento europeo, questa legge ha come finalità la protezione delle persone fisiche, quindi la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali che li riguardano. Questo significa che il concetto di privacy si è evoluto e non concerne più solo le abitudini della persona, ma soprattutto la sua tutela realizzata attraverso la protezione dei dati che lo riguardano. In fondo noi vogliamo mettere la persona al centro a partire dalle informazioni che la descrivono. Questo strano acronimo è quello che ho letto prima, Regolamento Generale della Protezione dei Dati. Vorrei darvi alcuni campanelli d'allarme su cose che sono successe da quando questo regolamento è applicabile in tutta Europa.
Nel 2018 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fatto una sentenza nei confronti dei testimoni di Geova, perché i testimoni di Geova girano per le case, prendono i loro appunti senza chiedere niente, senza chiedere il permesso, e poi si scambiano questi appunti nella sala del regno. Allora, c'è stato per loro un campanello di allarme, non è stata una sanzione ma un ammonimento, perché queste cose, senza che le persone lo sappiano e siano d'accordo, non si possono fare. Quindi raccogliere e condividere informazioni, anche se siamo un organismo religioso, senza che le persone lo sappiano, è una cosa che non si può fare. E così nel 2020, quindi pochi mesi fa, una onlus, quindi ancora senza fini di lucro, è stata multata perché ha usato i dati personali delle persone senza che le persone fossero d'accordo. E sempre nel 2020 un poliziotto e un'infermiera troppo curiosi sono stati multati loro stessi come persone, perché il poliziotto era andato a vedere, adesso voi fate una risata, ma pensate un po', il poliziotto era andato a vedere la fedina penale della futura moglie e dei suoi parenti per capire se si stava mettendo con una famiglia rispettabile. È stato multato, e così l'infermiera ha dato una cartella clinica a una persona che glielo chiedeva senza però averne il permesso. Perché? Perché i dati che riguardano le persone sono una cosa molto delicata e vanno trattati con rispetto. I dati della persona oggi sono intesi come un prolungamento della sua proprietà privata, ok? Allora, mi dispiace che questo incontro conterrà dei termini tecnici, che a volte sarà un po' qualche passaggio, magari per me sarà semplice, invece non sarà semplice per niente, però io ve lo devo fare per creare consapevolezza. Il regolamento europeo, questa legge qui, è un regolamento. Cosa significa? In Europa, fino al 2016, c'era una direttiva sulla protezione dei dati. La direttiva è un istituto per cui l'Europa dà delle linee guida, diciamo, e poi i vari stati recepiscono queste linee guida nella loro legge della privacy. Ma visto che ogni stato si era fatto la sua legge della privacy e non tutti gli stati hanno ragionato nello stesso modo, l'Unione Europea ha deciso di emanare un regolamento che è un atto giuridico vincolante, diretto non solo agli stati ma anche ai singoli membri, quindi direttamente applicabile. Diciamo che il regolamento è un istituto legislativo che bypassa, supera la legislazione nazionale, come se l'Europa avesse tolto un po' di potere legislativo agli stati e abbia legiferato al posto loro. Proprio perché almeno in tutta Europa tutti i cittadini saranno difesi e protetti nello stesso modo. Protegge appunto le persone. Cosa significa? Che questa legge non mira a proteggere le persone giuridiche, quindi un'azienda, una ditta, un'organizzazione, ma proprio le persone, soltanto le persone. Ha un ambito di applicazione e riguarda il trattamento di tutti i dati personali, vedremo fra poco che cosa significa, ed è applicabile in tutta Europa. Intorno ai dati personali girano tantissime figure, io qui le ho scritte, ne vedremo un pochino dopo, ma per darvi l'idea che è un discorso complesso questo, perché si tratta di un diritto della persona e quindi bisogna essere organizzati per difenderlo, per proteggerlo. E cosa intendiamo per dato personale? Il dato personale non è soltanto il nome, cognome, l'indirizzo, il numero di telefono. Il dato personale è qualsiasi informazione che possa riguardare una persona fisica che sia identificata o identificabile. Qualsiasi informazione vuol dire anche il fatto che lui si è lasciato con la moglie, oppure che la sua macchina è rotta,
oppure che questa volta io l'ho dovuto aiutare pagando una bolletta. Ognuna di queste informazioni, se la persona a cui si riferisce è identificata o identificabile, ognuna di queste informazioni è un dato personale. Che cosa significa trattamento? Il trattamento non è solo quando io riempio la scheda del CDA oppure la scheda sul SIS. Il trattamento è ogni operazione che io faccio con alcuni dati personali che siano destinati ad essere contenuti in un archivio. Ogni operazione significa anche la conservazione. Quindi se io ho un archivio nei cassetti con le schede di persone che aiutavo magari 10 anni fa, non posso dire vabbè, ma tanto non li uso più. Quello è ancora un trattamento di dati. Finché il dato è ancora consultabile, finché qualcuno può ancora prendere informazioni da quei dati, beh, quello è un trattamento. Noi siamo ancora responsabili che quel dato lì rimanga riservato. Il titolare del trattamento è colui che decide cosa ci si fa con i dati. Il responsabile, ma questo non riguarda la nostra situazione, è colui che mette in opera degli incarichi da parte del titolare, ma deve essere un'azienda perché ci deve essere un contratto in mezzo. La persona autorizzata sono tutte le persone che in qualsiasi modo trattano i dati. Quindi, per quanto riguarda un centro d'ascolto della Caritas, ogni operatore che ha accesso alle schede o al SIS è una persona autorizzata al trattamento e quindi ognuna di queste persone poi sarà incaricata, ognuna di queste persone avrà un'istruzione su come trattare i dati. Questo foglio di istruzione lo vedremo proprio alla fine di questo incontro. Allora, che cosa intendiamo per i dati relativi alla salute? Io penso che lo sappiamo già. Invece vorrei fermarmi un attimo sulla nozione di dati particolari. Noi siamo abituati a parlare di dati sensibili e va bene, perché la nostra legge aggiornata, diciamo adeguata al GDPR, dice che quello che noi intendevamo con dati sensibili possiamo chiamarlo ancora così, però alle vecchie categorie che stavano dentro al dato sensibile, cioè l'origine razziale, etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, anche l'appartenenza sindacale, accanto a questo, nella nozione di dati particolari, cioè oggi i dati sensibili comprendono anche i dati genetici, quelli biometrici, quelli relativi alla salute, alla vita sessuale e alle sessuali della persona. Quindi si aggiungono altre categorie di dati a quelli che noi già chiamavamo dati sensibili. Perché un trattamento di dati, cioè le operazioni che noi facciamo sui dati, si possano fare, sia consentito? Innanzitutto i dati devono essere trattati in modo lecito e la legge ci dà un ventaglio di possibilità per cui questi dati siano trattati in modo lecito. All'inizio noi con la vecchia legge della privacy avevamo soltanto il consenso e poi in alcune eccezioni avevamo anche la possibilità di non avere il consenso della persona. Oggi il consenso è solo uno dei 6 principi di liceità. Per esempio, quando c'è un contratto, il trattamento non si basa sul consenso, ma sul contratto stesso, per esempio l'acquisto di un'automobile. Quando c'è un obbligo di legge, è certo che non si chiede il consenso. Voi pensate, tutti i commercialisti devono fare delle operazioni antiriciclaggio e devono comunicare allo Stato italiano alcune cose senza chiedere il permesso alle persone, ai loro clienti, perché sono obbligati per legge. E poi ci sono gli interessi vitali dell'interessato. Pensate, quando uno va al pronto soccorso, gli fanno le analisi del sangue, ma non è che gli chiedono il permesso, perché lui sta in coma e gli devono salvare la vita. E poi l'interesse pubblico, i pubblici poteri, e questo riguarda la Chiesa quando c'è il matrimonio canonico, e poi c'è il legittimo interesse del titolare, questo ci riguarda molto da vicino,
perché in Italia la Chiesa agisce con un compito di interesse pubblico ed è investita di pubblici poteri e ha quindi un interesse legittimo. E quale interesse legittimo per legge deve essere sorretto da una legge dello Stato? Bene, nella legge 121 del 1985, cioè l'aggiornamento dei patti lateranensi, cioè il concordato, sta scritto che la Repubblica Italiana riconosce alla Chiesa Cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa. Questo significa che la Repubblica Italiana ci ha dato il permesso di fare le nostre opere di carità. La Repubblica Italiana si aspetta che noi ci organizziamo per farle al meglio, e trattare i dati dei nostri beneficiari è uno dei modi per farlo al meglio. Quindi è, diciamo, implicito nella nostra missione caritativa quello di trattare i dati delle persone che aiutiamo. Per questo noi non chiediamo il consenso al trattamento. Allora dicevamo che i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Ho detto prima che il dato personale viene equiparato a un'estensione della proprietà privata della persona. È come se io chiedessi a una persona: guarda, e tu vai in vacanza, dammi le chiavi di casa tua e non ti preoccupare. Beh, forse quella persona un pochino invece si preoccupa, perché vuole sapere chi sei tu, che cosa ci fai con le mie chiavi di casa e quando me le ridai. Beh, questi sono elementi dell'informativa che noi dobbiamo dare all'interessato: chi siamo noi, cosa ci facciamo con i suoi dati, per quanto tempo li teniamo e anche a chi li comunichiamo. E questo fa parte della trasparenza. Poi i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime. Che siano legittime l'abbiamo capito. Determinate ed esplicite significa che non possiamo prendere i dati per una finalità e poi farci altre cose. Ok? Devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità. Per noi è un po' un problema, perché noi non abbiamo, aiutando una persona, potremmo venire a sapere di tutto e di più, ok? L'importante è che noi non chiediamo dei dati che in quel momento non ci servono. Anche la scheda del SIS è fatta in questo modo. Cioè non è che noi dobbiamo mettere i dati tutti e subito, ma man mano che noi li conosciamo, li mettiamo dentro. Non dobbiamo avere fretta di sapere tutto rispetto alla persona che abbiamo davanti. I dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. E questo fa bene anche al nostro servizio, no? Perché se noi abbiamo i dati aggiornati, sappiamo meglio la situazione della persona. Devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati solo per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità. Ora è difficile per noi dire quando è che la finalità è finita. È difficile perché noi, magari una persona viene oggi, poi viene la prossima settimana, poi viene fra 6 mesi, poi magari viene fra un anno. Se però una persona io non la vedo da tantissimi anni, forse è buono che quei dati siano anonimizzati, ma questo è una riflessione che forse dobbiamo fare più a un altro livello per sapere qual è il limite di memorizzazione del dato. E poi i dati devono essere trattati in modo da garantire una sicurezza che sia adeguata. Che significa? Significa che noi dobbiamo mettere in opera tante accortezze che poi vedremo dopo, perché questi dati rimangano lì dove sono, perché questi dati non vadano in mano a persone che non li devono avere e non si sappiano lì dove non si devono sapere. Allora, vorrei parlare del consenso soltanto per avere chiaro che cos'è. Il consenso è una manifestazione di volontà libera, specifica e informata, e anche inequivocabile. E deve essere espresso attraverso un'azione positiva, cioè l'interessato deve fare qualche cosa. Per esempio, io ti do un biglietto da visita, questa è un'azione positiva, cioè metto in opera un'azione, pongo un'azione. Ti do il biglietto da visita e ti dico chiamami,
Ecco, quello è un consenso esplicito, ok? E così quando uno viene al centro d'ascolto e ti dice io cerco lavoro, ti do il mio numero di telefono, perché se trovi qualcuno che mi fa lavorare, mi chiami. Quello è un consenso esplicito, va bene? Se poi dopo noi a voce diciamo a questo signore, guarda, io userò il tuo telefono soltanto per chiamarti se trovo lavoro, quella è anche l'informativa, ok? Perché nella legge c'è scritto che questa informativa può essere anche verbale. Il consenso però non può essere acquisito attraverso il silenzio dell'interessato. Non esiste il silenzio assenso, ok? Per quanto riguarda la protezione dei dati, il silenzio significa negazione. Nell'informativa va detto che il consenso è revocabile. Per i dati particolari, cioè per i dati sensibili, il consenso deve essere sempre scritto. Ora, parliamo un attimo dei dati particolari. La legge europea dice che è vietato trattare questi dati. E vedete, è vietato trattare dati personali che possano rivelare l'origine razziale, etnica, opinioni politiche e così via. Però, in questo articolo 9 c'è il paragrafo 2 che dice: il paragrafo 1, cioè questo divieto, non si applica se si verifica uno dei seguenti casi. Quindi i casi che sono dopo sono alla pari tra di loro. Il primo caso è il consenso esplicito, quindi non può essere che io ti do un biglietto da visita, devo firmare qualcosa, ok? Ma grazie a Dio non è il nostro caso, perché il legislatore europeo ha preso in considerazione proprio la nostra fattispecie e quella anche di molti altri. Infatti il divieto non si applica se il trattamento è effettuato nell'ambito delle sue legittime attività, e noi abbiamo visto che le nostre attività sono legittimate dalla legge dello Stato e con adeguate garanzie, e noi le vedremo quali sono le garanzie di sicurezza, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro, e qui c'entra anche la Chiesa, tutte le chiese, che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali. Quindi un organismo come noi, che è di tipo religioso, senza fine di lucro e persegue finalità religiose, può trattare i dati sensibili, a condizione, continua a leggere, che il trattamento riguardi unicamente i membri, che sarebbero tutti battezzati, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, associazione o organismo. Ora, per andare più nel profondo, per spiegare meglio questo articolo, il nostro garante, che quindi ha giurisdizione nel nostro Stato italiano, ha emanato un provvedimento nel giugno del 2019 che a fianco a membri, ex membri e persone che hanno regolari contatti ha messo anche, per quanto riguarda le chiese, soltanto le chiese, ha messo anche beneficiari, assistiti e fruitori. Vedete che qui c'entra tutto il mondo Caritas. Attraverso questo documento dello Stato italiano, tutto il mondo Caritas è legittimato a trattare dati sensibili senza la paura di prendere una firma. Ora non dico che dobbiamo trattarli a destra e a sinistra per il gusto di averli, ma dico che non dobbiamo avere la paura di aver o non aver recepito una firma di consenso, perché non è applicabile. Abbiamo un altro tipo di permesso da parte di legittimità da parte dello Stato, ok? Parliamo dell'informativa. Allora abbiamo visto che il consenso non ci mette paura, ma dobbiamo sapere che l'informativa è qualcosa, un atto di comunicazione che noi dobbiamo per forza fare. Nessuno può derogare dall'obbligo di informativa. In fondo che significa? Io ho una cosa che ti appartiene, che sono i tuoi dati, ti devo dire come lo uso, per quanto tempo lo uso e per quale motivo. Ok, visto che i dati non sono nostri, ma sono della persona, allora gli dobbiamo dire che cosa ci facciamo. Per fare l'informativa ci sono delle regole di legge, non le dovete fare voi l'informativa, ci pensiamo noi, ok?
però dovete sapere che è importante che le persone che noi aiutiamo sappiano quello che noi facciamo con i loro dati. Per esempio, da noi in parrocchia vengono persone che non sanno leggere l'italiano, addirittura persone che non sanno proprio leggere. Allora noi a voce gli diciamo: guarda, questi dati mi servono perché almeno poi io ti aiuto. E poi stai sicuro, non lo do alla polizia, non lo do ad altre entità, lo tengo solo io. E loro dico: vabbè, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Però io gliel'ho detto, non gliel'ho solo dato un foglio, ma gliel'ho anche detto, perché il principio dell'informativa è far comprendere alla persona quello che facciamo con i suoi dati. La legge parla pure di un'informativa verso i minori, però io vi dico soltanto: guardate, da noi non è applicabile questo, perché i minori non ci possono mai dare i loro dati in maniera lecita, ce li deve dare per forza un loro genitore, ok? Queste informazioni devono essere date in maniera concisa, trasparente, leggibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Per questo noi stiamo studiando, abbiamo cominciato adesso con una parrocchia, di fare le informative con delle immagini, così che anche chi non sa leggere capisce quello che noi facciamo con i suoi dati. Così non c'è neanche bisogno di tradurre l'informativa in diverse lingue. Stiamo cercando di trovare delle immagini, che è previsto proprio dalla legge, ma ancora nessuno c'è mai riuscito, che non è facile, di tradurre l'informativa in immagini, così che sia facilmente comprensibile anche da uno che non sa né leggere né scrivere. Allora, perché vi ho messo questa parolaccia data breach? Perché purtroppo è un pericolo che noi tutti abbiamo. E data breach significa perdita dei dati, violazione dei dati personali, ed è qualsiasi violazione che possa compromettere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati. Quindi, se io dico dei dati riguardanti una persona a una terza persona che non ha diritto di saperli, quella è una violazione dei dati. Se io lascio l'ISE di una persona sulla scrivania mentre parlo con un altro e quello lì si fa i fatti che non sono suoi, quella è una violazione dei dati, capite? E per legge, purtroppo, la violazione dei dati va autodenunciata. Ora, non dobbiamo avere la fobia di questa cosa, perché sono ben altre le violazioni di dati che comportano delle sanzioni. Per esempio, è successo che uno studio medico, un laboratorio, ha lasciato aperte le finestre, una folata di vento ha fatto cadere per strada tutti i risultati delle analisi, e la gente si leggeva i risultati delle analisi di uno e dell'altro. Beh, loro sono stati sanzionati, ma non è un problema per noi questo, perché speriamo che non siamo così disattenti. I diritti della persona. Allora, vorrei dirvi che rispetto ai dati che noi abbiamo e che riguardano queste persone, le persone stesse hanno dei diritti, e cioè innanzitutto capire bene che cosa ci facciamo, sapere quali dati noi abbiamo che li riguardano, poterli modificare, il diritto alla cancellazione di questi dati, il diritto alla portabilità, ve l'ho scritto lì perché sta nella legge ma non ci interessa, il diritto di reclamare presso un'autorità di controllo. Se uno dei nostri beneficiari si sente in qualche modo diminuito perché noi abbiamo fatto qualcosa con i suoi dati e adesso lui ha avuto un danno, lui può andare all'autorità di controllo, e l'autorità di controllo è obbligata a venire a controllare. Il diritto di non essere sottoposto a profilazioni, ma questo non ci interessa. Il diritto di opposizione, anche questo da noi è applicabile molto poco, perché il diritto all'opposizione è quando uno non è d'accordo che ti chiamano 500 volte al giorno al cellulare o al telefono di casa per venderti questo o quel prodotto, capite? Questo è soprattutto il diritto all'opposizione. Mi oppongo perché tu usi i miei dati per i tuoi fini. Ma vedete, noi
Il nostro fine coincide con il fine delle persone che ci danno i dati. Non c'è un'opposizione di fini, non c'è una contrapposizione. Io voglio una cosa e tu ne vuoi un'altra, perché quelli che vengono da noi hanno l'intenzione, la finalità di essere aiutati. La nostra finalità è proprio di aiutarli. Quindi il nostro contesto è abbastanza tranquillo. L'importante è che sappiamo cosa si può fare e cosa assolutamente no. Qual è la posta in gioco? Innanzitutto la credibilità nei confronti degli interessati, ok? Perché noi possiamo avere un brutto ritorno di immagine se si viene a sapere, per esempio, che i dati dei nostri beneficiari sono andati dove non dovevano andare o qualcuno ne ha fatto un uso. Pensate soltanto se una persona che entra in parrocchia prende questi dati e poi promuove il credito, cioè va delle persone che lui sa che sono in difficoltà economica e gli propone dei prestiti. Ok, noi in quel caso lì rischiamo grosso. E poi, vabbè, per gli illeciti ci sono sanzioni fino a 20 milioni di euro, però ve lo voglio dire, la legge che adesso noi abbiamo è una legge che in qualche modo dialoga, cioè le linee guida sulle sanzioni dicono che per ogni incidente sui dati bisogna fare un'inchiesta, bisogna chiedersi, per esempio, il titolare ci ha guadagnato dei soldi, ma noi non guadagniamo con i dati delle persone. Lo ha fatto apposta, ma noi in genere non lo facciamo apposta se ci succede un problema. L'interessato ha avuto un danno e questo è tutto da dimostrare che c'è avuto un danno. Quindi le sanzioni vanno sempre di più a diminuire fino ad arrivare a un ammonimento, cioè un cartellino giallo, capite? Noi non abbiamo il rischio di confrontarci con sanzioni alte, però abbiamo il rischio della perdita di credibilità. E anche una sanzione bassa, lasciamo che se la prenda qualcun altro, scusate se lo dico così, ok? Anche una sanzione bassa, lasciamo che la prenda qualcun altro, non la prendiamo noi. Allora cosa fare? Ecco, vi ho messo a quest'ora una bella fetta di tiramisù. Perché? Allora, il tiramisù è solo una metafora, anche se è piacevole, ma è solo una metafora. Perché? Il tiramisù è fatto di tre grosse macro categorie di ingredienti, e cioè il biscotto, il caffè e la crema. Allora, io posso con molta attenzione dividere la crema dal biscotto, ma non potrò mai dividere il biscotto dal caffè. La protezione dei dati delle persone deve passare nella nostra attività quotidiana come il caffè nel biscotto. Finché rimane una crema appiccicata sopra, prima o poi la togliamo e dobbiamo cercare di non farlo. Piano piano dobbiamo farla entrare come il caffè nel biscotto. Non è una cosa che verrà subito, è una cosa a cui noi ci abitueremo. Così adesso, ogni volta che prendete una fetta di tiramisù, vi ricordate della privacy. Allora, abbiamo parlato di sicurezza prima, ok? La sicurezza è fatta di tante cose. Non vi spaventate di questo elenco. Tutte quelle cose scritte in blu sono cose che stanno dentro al computer, ok? E vi voglio dire anche una cosa, finché noi teniamo i dati soltanto sul computer della parrocchia, può essere che questo computer si brucia, può essere che questo computer venga rubato, può essere che questo computer a un certo punto prende il virus e non funziona più. Se noi i dati li mettiamo anche nel sistema della Caritas, comunque i dati non li abbiamo persi. Ancora non sono molte, cioè sì, sono molte, ma ancora non tutte le parrocchie che aderiscono a questo sistema. E io, dal punto di vista tecnico, vi invito a mettere i dati nel SIS, perché qualsiasi cosa succeda, noi non perdiamo il dato e quindi non abbiamo una violazione dei dati, perché abbiamo l'anagrafica centrale. Ok, invece in parrocchia la sicurezza degli archivi, gli archivi vanno tenuti in un posto che sia riservato,
Se possibile, se c'è la stanza del centro d'ascolto, devono stare là dentro, chiusi a chiave. Se non c'è una stanza per il centro di ascolto, almeno un armadio chiuso a chiave. Cioè, noi dobbiamo poter dimostrare che i dati relativi ai nostri assistiti li trattiamo con la dovuta sicurezza. E così, quando dobbiamo buttare dei documenti, dobbiamo stare attenti, perché finché il documento è ancora leggibile, la responsabilità di questa leggibilità è ancora in capo a noi, alla parrocchia. Questo significa che se dobbiamo buttare, per esempio, la fotocopia di un documento, è meglio strapparla in tante parti. Se poi abbiamo un distruggi i documenti, è ancora meglio. Se no, è meglio strapparla in tante parti e non accartocciarla soltanto. Ok? Poi, dobbiamo facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati. Questo è un parolone, ma che significa in fondo? Che le persone che vengono da noi sono persone che sono portatrici di diritti. Non solo hanno bisogno di un aiuto, ma hanno anche dei diritti. Ok? Quali informazioni chiedere? L'ho detto prima, noi intanto abbiamo già un format di scheda, che è la scheda sociale della Caritas. Alcuni centri d'ascolto hanno la loro scheda. L'importante è che per ogni dato che noi raccogliamo sappiamo giustificare il perché. Vi spiego. 2 anni fa sono venuti da me 2 centri d'ascolto. Uno aveva una scheda di 1 pagina e uno aveva una scheda di 12 pagine. Ok? E io le ho controllate tutte. E vi voglio dire che quello che aveva la scheda di 1 pagina era a posto e quello che aveva la scheda di 12 pagine era a posto anche lui, perché mi ha giustificato riga per riga il perché gli servivano quei dati. Ora capite che non c'è un dato permesso e un dato vietato. Noi dobbiamo prendere i dati che veramente ci servono, ok? Come custodire i documenti, ve l'ho detto poco fa, ed è importante che siamo attenti. La riservatezza. Allora, tra di noi si dice, ora ti dico una cosa ma fai finta che non te l'ho detta, no? Oppure si dice, te lo dico come in confessione. Beh, in questo modo uno tira l'altro, alla fine lo sanno tutti, come se nessuno lo sapesse. Se una cosa non la dobbiamo dire, è meglio che non la diciamo, ok? All'interno del centro di ascolto è normale che gli operatori si parlino, è normale che un operatore parla con l'altro della situazione di una persona che noi stiamo cercando di aiutare. Però non è che quando uno esce fuori dice al suo amico, oh, lo sai che cosa ho sentito oggi? Lo sai cosa ho saputo? No, questa cosa qui non va fatta. Ok, quindi noi possiamo parlare con gli altri operatori, con altri operatori Caritas di un caso particolare, per esempio chiamiamo la Caritas diocesana e descriviamo il bisogno di una persona. Questo si può fare, ma io poi non posso andare, diciamo, a spettacolare sullo stato di bisogno di una persona con uno che invece non c'entra niente con la Caritas, ok? Vi faccio vedere adesso un documento che, se non avete ricevuto, lo riceverete presto. Tutti gli operatori che mettono le mani sui dati avranno un permesso, cioè un'autorizzazione al trattamento. E ci sta qua dentro anche, ci sono le istruzioni. Infatti qui c'è scritto, lei dovrà spiegare all'interessato come saranno trattati i suoi dati consegnando l'informativa. Vedete che abbiamo deciso di fare un'informativa orale e una anche scritta. Questo non è che ci viene obbligato da qualcuno, ma sicuramente nessuno può dirci che non abbiamo informato, perché oltre ad aver informato in maniera scritta abbiamo informato anche in maniera orale, cercando di far capire a una persona che magari non capisce l'italiano oppure non sa leggere.
raccogliere e registrare i dati personali esclusivamente per finalità caritative e unicamente attraverso gli strumenti messi a disposizione dal titolare, che sarebbe la parrocchia. Non possiamo inventarci cose nuove senza che il parroco lo sappia. Spiegare che alcuni dati sono obbligatori per ricevere il servizio richiesto. Se tu non mi dai nome e cognome, ma come faccio io poi dopo a iniziare una storia con te? Mentre altri sono facoltativi, oppure saranno obbligatori dopo. Se hai bisogno di una visita medica, mi devi dare il tuo codice fiscale, io ti devo prenotare in qualche modo. Con riferimento a questi ultimi dati, cioè quelli facoltativi, verrà chiarito che l'interessato può scegliere di non fornirli, ma riceverà comunque l'aiuto richiesto. Se vuoi il pacco, io te lo do lo stesso se mi dici nome, cognome e le cose che sono obbligatorie. Le cose facoltative puoi anche non dirmene, me le dirai quando mi chiederai un servizio per le quali queste cose sono obbligatorie. Poi bisogna verificare che i dati personali siano pertinenti, completi e poi limitati alle finalità caritative. Bisogna custodire e controllare i dati in relazione all'attività svolta nella struttura, in modo da ridurre al minimo i rischi, anche accidentali, di accesso non autorizzato, ne abbiamo parlato prima, di distruzione. Capite che un incendio può fare molto del male ai nostri dati in forma cartacea. Se questi sono stati messi anche in un'altra forma, possiamo essere più sicuri di non avere una perdita dei dati. Rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati senza preventiva autorizzazione del titolare. Noi non possiamo andare in giro a dire le cose senza che il parroco ne abbia piena responsabilità e contezza. E queste sono le istruzioni. L'autorizzato è obbligato a osservare l'obbligo di riservatezza nel trattamento dei dati personali. L'abbiamo detto 5 volte, perché è una cosa molto delicata. Deve procedere all'aggiornamento dei dati, curare la custodia di strumenti di lavoro, non lasciare supporti informatici rimovibili, per esempio le pennette, fogli, cartelle e quant'altro, in modo che siano accessibili da estranei. Conservare tutti i documenti negli archivi chiusi a chiave, quello che vi ho detto prima, ve l'ho detto e poi lo leggiamo insieme sul documento che avrete. In caso di trasloco, conservare tutti i documenti chiusi in contenitori chiusi e anonimi, in modo che il trasportatore non possa venirgli l'idea di aprire i fantoni per farsi un po' gli affari di qualcun altro. Curare la conservazione delle password e assicurarne la segretezza, non comunicandola ad altri. Ora, questo è importante. Quando gli operatori SIS hanno ricevuto la loro password, questa password è strettamente personale, viene detto nel corso per il SIS questo, ok? Noi qui l'abbiamo riscritto, però è una cosa che già dovremmo sapere. Nel fornire dati e informazioni per telefono, attenzione, qualora non si abbia la certezza assoluta sull'identità del destinatario, bisogna stare molto attenti. Se noi non sappiamo chi è al telefono, abbiamo per legge l'obbligo di fare qualche domanda per essere sicuri. Non so se voi avete avuto l'esperienza, quando io faccio fare qualche analisi medica ai miei figli e poi per telefono confermo o non confermo oppure chiedo qualche cosa, mi chiedono per esempio la data di nascita o altre cose relative a mio figlio, per essere in qualche modo sicuri che io sia veramente chi esercita la responsabilità genitoriale. Evitare di inviare per email o fax documenti contenenti dati personali, distruggere o comunque rendere leggibili i documenti cartacei non più utilizzati prima di essere eliminati o cestinati. Quello che vi ho detto prima, non basta appallottolare una carta d'identità, bisogna renderla illeggibile, ok? Custodire eventuali chiavi in un luogo sicuro, evitando eventuali accessi abusivi. Non è che la chiave dell'armadio o del centro d'ascolto la lascio sulla scrivania. Scusate, io parlo così
per essere anche un po' comico, no? Perché magari voi dite sì, è normale che non la lascio sulla scrivania, però sapete, io ho visto nelle caserme militari le password scritte sotto la tastiera dei server militari, quindi si può vedere di tutto. Segnalare prontamente al parroco ogni tentativo di violazione, illecito, errore o anomalia riscontrati, perché il parroco ha una responsabilità su questi dati. E poi è un obbligo partecipare ai programmi di formazione in materia di sicurezza nel trattamento dei dati personali indicati dal titolare del trattamento. Ecco, io ho cercato di creare un po' di consapevolezza, di leggere insieme a voi alcuni documenti. Vi invito a scrivere a questo indirizzo email se avete bisogno di altri chiarimenti, se avete dei casi particolari o delle domande che ritenete che abbiano bisogno di una risposta articolata, allora mandateci un'email. Bene. Andrea, prima vai, di... Vai Alberto. Sì, adesso aprirò i microfoni, c'è già Alessandro che si era prenotato, poi c'è Sandro di San Frumenzio e altre domande. Però la prima cosa è, ci chiedono se puoi lasciarci le diapositive, le slide, le metteremo insieme al video registrato sul sito, insomma. Ecco. Certamente. Quindi certamente. Adesso riapro per tutti la possibilità e inizia... Alessandro, scusami. Poi ricordati che ci sono dei messaggi su chat anche come domande. Sì. Alessandro, puoi intervenire? Sì, sarò brevissimo, visto che già molte cose le avevamo già viste lunedì fa. Sono domande pratiche, fondamentalmente. Voglio fare dei casi precisi e avere delle risposte possibili che voglio, perché magari aiutano tutti a capire. Scambio dati fra centri di ascolto di diverse parrocchie. Mi sembra di ricordare dall'incontro che abbiamo fatto 2 settimane fa che non è così normale e automatico che, siccome Alessandro Bottero ha dato i suoi dati al centro di ascolto Regina Pacis Ostia, il centro di ascolto Regina Pacis Ostia possa tranquillamente dare i dati di Alessandro Bottero alla parrocchia Santa Monica di Ostia. Per farlo deve chiedere Alessandro Bottero il consenso esplicito a dare i suoi dati a un altro ente. È vero o no? Seconda domanda. Centro di ascolto di una parrocchia, facciamo sempre Regina Pacis, 10 volontari, un responsabile e un incaricato del trattamento dei dati. Una persona o due fanno il colloquio, quindi instaurano un rapporto e chiedono i dati e compilano una scheda. Ma questa scheda e questi dati sono a priori consultabili anche dagli altri 8 volontari che non erano presenti al colloquio e non sono in questo momento particolarmente interessati a quel caso? Semplifico. Le schede sono a priori consultabili da tutti gli operatori di quel centro di ascolto, a priori. Terzo punto. Il primo contatto con una persona spesso è il primo contatto con cui si stabilisce un rapporto. Non corriamo il rischio in questo modo di aggravarlo con tutta una serie di passaggi burocratici che raffredda di molto l'empatia fra me e la persona nuova che arriva, anche perché alcuni di questi dati la persona te li dice quando si fida e servono un secondo, un terzo, un quarto colloquio. Chiederli subito prima è forzare la mano. Basta. Allora io risponderei subito perché sono 3 domande importanti. Allora, se la prima è lo scambio di dati tra centri di ascolto di parrocchie differenti. Sì. Allora, se le parrocchie fanno parte del SIS,
non c'è nessun problema perché le parrocchie accedono al SIS. Se invece le parrocchie non fanno parte del SIS, effettivamente nell'informativa che noi abbiamo fatto c'è una parte in fondo dove chiediamo il consenso all'interessato a dare i dati ad altri enti della diocesi, sempre per aiutare la persona, però c'è bisogno del consenso perché sono due titolari diversi. Le schede sono a priori consultabili da tutti gli operatori? Ora, in teoria sì, in pratica dipende anche dall'organizzazione che ogni centro di ascolto si vuole dare, perché uno può anche dire a certe persone ci pensano certi operatori e ad altre persone ci pensano altri, però questo fa parte dell'organizzazione del centro d'ascolto, non c'è un divieto formale da parte del legislatore, c'è la libertà di organizzarsi internamente. Quindi se voi ravvisate che c'è bisogno invece che soltanto quei due volontari sappiano quelle cose, va bene, ma se voi dite no, per me tutti i centri, tutti gli operatori sono intercambiabili, quindi è giusto che uno sappia le cose di tutti, va bene anche quello, l'importante è che non esca all'esterno. Poi, e io sono molto d'accordo sul fatto che i passaggi burocratici raffreddano il rapporto, infatti secondo me questa parte qui di raccolta e burocratizzazione si potrebbe spostare più avanti, quando loro ci danno altri dati che ce li danno quando si fidano, proprio come dicevi tu Alessandro, ok? Quindi uno al primo incontro lo fa tutto di cuore, dopodiché magari alla fine dell'incontro ci senti, io ti chiederò dei dati però me li devo segnare e quindi ti chiederò il permesso la prossima volta di segnarmi questi dati, ok? E sì, dobbiamo fare in modo che questa non sia una barriera burocratica tra noi e la persona. Nel frattempo possiamo rassicurarla sul fatto che comunque quello che ci ha detto a noi rimane tra di noi, ok? Emanuele, puoi intervenire? Sì, grazie. No, ascolta Andrea, giusto? Dunque, sì. Io mi ritrovo in tutto quello che mi hai detto e già alcune cose che avevo da chiedere le hai già risposto a chi mi ha preceduto. Aggiungerei una cosa soltanto io. Noi a Santa Galla pensavo di quando raccogliamo, appunto riempiamo questa scheda, se io in calcio alla scheda metto questa dichiarazione, i dati sopra riportati, io ho deliberatamente dettati e quindi li faccio sottoscrivere, insomma, ecco, da questa persona. Poi c'è un'altra cosa, ma credo di superarla elegantemente, nel senso che in questo periodo che alcuni colleghi li facciamo per telefono, via del Covid non facciamo assembramento in compagnia bella. Sì, mi ha risposto, signore come ti chiami? Dice Caio, quando sei nato in compagnia bella sei tu, quindi sono sicuro con chi sto parlando per chiedere gli approfondimenti che mi servono, insomma, ecco. Ma tutto qui, insomma, tutto il resto, sì, siamo in linea noi di Santa Galla, insomma, ecco, sì, grazie, insomma, ecco. Ora, i dati sopra riportati li ho deliberatamente forniti, va bene anche se comunque non è che poi dopo noi andiamo a fare lo spionaggio e li prendiamo da altre parti, ce li danno sempre loro i dati, no? Questo però... non ci toglie dall'obbligo di dire a lui come noi usiamo i dati, quindi di dargli l'informativa, ok? Questo lo dobbiamo sempre fare. Io non sento più. Mentre si prepara Angelo, intanto ti faccio io una delle domande che è arrivata in chat. Particolarmente interessante, dice Antonio che spesso loro prima di procedere con l'aiuto di una persona che si è rivolta al centro d'ascolto prendono delle notizie
per così dire, riservati dagli altri parrocchiani, se lo conoscono, che tipo di reputazione ha quella persona, ecco, che tipo di accortezze devono avere quando fanno questo? Questa è una domanda molto interessante. Ora, va bene per farsi un'idea, raccogliere informazioni da altre persone. Dobbiamo stare attenti al fatto se scriviamo queste informazioni. Mi spiego. Finché io non metto un dato su un foglio di carta che poi va in un faldone, oppure lo scrivo sul computer, finché il dato quindi non è in un archivio, questo dato qui non è soggetto alla legge. Quindi rimane nella mia testa, mi sono fatto un'idea, ok? Però non è una cosa che io devo proteggere o rispetto alla quale devo fare un'informativa. Ma se io mi metto a scrivere nella scheda che quella persona lì 5 anni fa è stato arrestato per traffico di droga e non me lo dice la persona ma me lo dice un altro, allora sono obbligato a dire alla persona la prima volta che la vedo: guarda, io ho saputo di te che 5 anni fa sei stato arrestato per droga, me l'ha detto il tizio, questo ce lo dice la legge. Allora dobbiamo stare attenti, raccogliamo informazioni ma non le scriviamo, se no siamo obbligati a far sapere alla persona cosa abbiamo scritto e chi ce l'ha detto, e non ci conviene proprio, perché è normale che noi ci facciamo un'idea della persona, però non andiamola a scrivere finché la persona stessa nella confidenza non ci rivelerà queste cose. Non so se sono stato chiaro. Angelo. Allora, buonasera. Sì, la mia domanda si riferisce ai mezzi elettronici che abbiamo a disposizione per scambiarci informazioni, soprattutto in questo periodo. C'è scritto che, ad esempio, i dati personali non possono essere trasmessi attraverso email o fax, ma a volte nell'ambito del CDA parrocchiale ci sono dei gruppi di volontari operatori che magari si scambiano informazioni tramite WhatsApp oppure appunto tramite email, però per organizzare magari le visite domiciliari e gli assistiti eccetera, a volte è necessario anche dire: allora questo mese vai tu dalla tale persona o da quell'altra. Quindi o per email o con magari WhatsApp a volte dei nomi vengono indicati, ma questo è consentito oppure bisogna soltanto trasmettere questi dati per telefono? Allora, non so se è chiara la domanda. No, sì, è che ogni tanto andava via il segnale. Allora, per fini organizzativi, io posso spedire per email l'elenco, tu vai da queste persone, io vado da quell'altra. Per fini organizzativi, questa cosa si può fare. Sappiate anche che WhatsApp è una chat criptata, cioè mentre l'email, se viene intercettata, si può leggere il contenuto, il messaggio di WhatsApp non si può leggere il contenuto perché è criptato. Quindi WhatsApp è abbastanza sicuro in questo senso. Comunque, per fini organizzativi, ci vado io, ci vai tu, questo è l'elenco di questo mese, questo è l'elenco del prossimo mese, va bene questo. Qui si riferisce soprattutto a dati che noi sappiamo che devono essere protetti. Ok? D'accordo, capito. C'è Alberto prenotato? Sì. Buonasera a tutti. Due brevi domande. Una per quanto riguarda l'acquisizione del consenso ai dati. Prima Andrea ci diceva che quando noi acquisiamo dei dati relativi ai minori, ovviamente è sufficiente che il consenso ce lo dia chi esercita la patria potestà, chi esercita la potestà genitoriale, e quindi la persona che viene da noi ci dà il consenso anche per i figli. Alle volte però, per i minori parliamo,
Alle volte però, quando noi acquisiamo per esempio l'ISE di alcune persone, vediamo che nell'elenco sono riportati non tanto e non solo figli minori, ma alle volte anche figli maggiorenni, perché sono ancora a casa con i genitori per tante situazioni particolari che ci possono essere. In quel caso la domanda è: dobbiamo acquisire anche il consenso di quel figlio, quindi chiedere al genitore che ci porta l'ISE, che ci dà il consenso perché ci chiede il pacco, ci chiede di pagargli le bollette, ci chiede qualche altra cosa, gli dobbiamo chiedere anche che ci porti il consenso del figlio che risulta dall'ISE, il figlio maggiorenne che risulta dall'ISE. Seconda domanda, per quanto riguarda proprio anche l'aspetto del trasferimento via mail di documenti eccetera, noi abbiamo rilevato che in alcune situazioni c'è la necessità di trasmettere via mail, soprattutto adesso in tema di momento di Covid, per esempio quando si parla, si interloquisce con gli uffici del municipio, con gli uffici dell'assistenza sociale eccetera, abbiamo necessità, per avere informazioni, di richiedere informazioni per Tizio e Caio che ha questo tipo di problema. Allora è chiaro che anche qui io credo, e qui avevamo già chiesto a suo tempo una conferma all'ufficio giuridico, io credo che anche qui sia da accettare la possibilità che io possa trasferirli, perché intanto è un terminale acquisito, perché è una mail definita e so a chi mi riferisco, e tra l'altro dico dei dati, quelli strettamente essenziali per poter ottenere o far ottenere un servizio o un qualcosa di agevole per le persone che stiamo assistendo. E ovviamente stando attenti a tutte le cautele, a non dare informazioni non necessarie, ma solo quelle strettamente necessarie. Ecco, domanda, mi sembra che anche in questo ci dovremmo essere nei limiti della legge. Grazie. Allora, per quanto riguarda un figlio maggiorenne che figura nell'ISE, intanto noi non abbiamo come base di liceità del trattamento inso, ma ci abbiamo il legittimo interesse caritativo, quindi non chiediamo il permesso di trattare i dati, ma poi è il padre che viene a chiedere per se stesso e dice che ha una famiglia numerosa, quindi ci dà un documento pubblico, perché lo stato di famiglia, cioè nell'ISE c'è, diciamo, quello che risulta come nucleo familiare, è un documento che non è riservato, non è che ci sia a dire le patologie del figlio o roba del genere. E il padre sta chiedendo per sé un servizio perché non riesce a mantenere la famiglia. Di per sé non abbiamo nessun obbligo nei confronti di un altro maggiorenne che sta nel nucleo familiare, anche perché noi non basiamo sul consenso questo trattamento. Poi è vero che noi dobbiamo per forza, quando parliamo con gli enti pubblici, usare il tramite dell'email. Noi possiamo studiare un testo, come fanno molti, da scrivere in calce, dove diciamo che queste sono informazioni strettamente personali e quindi coperte da riservatezza, e quindi solo il destinatario dell'email le può leggere. Ok? Possiamo mettere una cosa del genere. Allora, visto che ci avviciniamo alle 19.30, che poi ci sarà anche una conclusione o degli avvisi di Don Bennett, facciamo l'ultima domanda, è Raffaele che si è prenotato. Sì, grazie. Buonasera. Nelle istruzioni operative che ci ha letto c'è anche la parte dove dice evitare di inviare per email o fax documenti personali, contenenti dati personali. Noi ad esempio quando trasmettiamo in Caritas le ricevute dei buoni spesa, dobbiamo sempre allegare la fotocopia di un documento per email, quindi la cosa, non dico che mi preoccupa, ma insomma. E un'altra e ultima domanda è: riceveremo dei documenti con, oltre alle istruzioni operative, anche le istruzioni da far firmare agli assistiti? Non so se sono stato chiaro. Allora, per quanto riguarda l'ultima domanda, agli assistiti noi faremo firmare delle informative,
Erano già state mandate, ma faremo un altro invio alle parrocchie. Sono state mandate ai parroci, sì, e lì sì, sono rimaste. Immagino. Magari possiamo fare attraverso i responsabili Caritas. Ora vediamo Don Ben che idea migliore magari può avere come canale comunicativo, no? Però sì, senz'altro faremo avere i documenti. Per quanto riguarda le ricevute con le fotocopie dei documenti, allora possiamo inventarci una cosa del genere. Voi le zippate o le mandate così e basta? Le mandiamo così. Cioè è un file, anzi addirittura vengono mandate tramite programmi di quelli che gestiscono i grossi, non mi viene la parola, c'è un programma, facciamo un unico file, WeTransfer, esatto, WeTransfer. Allora se voi fate un unico file sarà un file zippato, immagino? No, con WeTransfer non c'è bisogno di zipparlo. Fate una cartella. Allora io vi consiglio però di zippare il file e mettere la password al file e poi in un altro modo mandate la password alla Caritas oppure vi mettete d'accordo sulla password, così comunque anche se uno intercetta il file non prende il contenuto. Chiarissimo. Così l'obiettivo è raggiunto lo stesso, però abbiamo messo una misura di sicurezza. Grazie. Forse c'era qualche altra domanda scritta, Alberto, o ci siamo persi qualcosa? Adesso si stanno aggiungendo i saluti di quelli che vanno via alle domande. Allora, la legge prevede la figura del whistleblower nel caso di segnalazioni nella pubblica amministrazione. Se è così, perché io dovrei essere obbligato a dire a Tizio cosa che mi ha detto Caio? Allora, innanzitutto noi qui non siamo nella pubblica amministrazione. Questa figura qui è proprio fatta in caso di illeciti compiuti da un superiore, per cui io lo posso denunciare senza far venire a sapere chi sono io. Ma nel caso in cui io vengo a sapere dati personali di una persona attraverso un terzo, qui si innesta l'articolo 14 del GDPR che dice che bisogna fare un'informativa, la prima cosa da dire è chi ci ha dato i dati. Sono due cose diverse tra di loro. Non c'è la fattispecie che diceva Alessandro, è una fattispecie che protegge colui che dà l'informazione perché può avere un ritorno, diciamo, perché vieni licenziato, oppure ci sono delle riduzioni. Ma non è questo il nostro caso. Noi abbiamo due modi di avere dati personali, direttamente o indirettamente. Quando li abbiamo direttamente perché ce li fornisce direttamente l'interessato, quando li abbiamo indirettamente perché ce li fornisce un terzo. In questo caso qua, se noi questi dati li mettiamo dentro a un database, dobbiamo dire all'interessato chi ci ha dato questi dati. Non è la fattispecie della pubblica amministrazione. Ecco, un'altra domanda arrivava da un centro di ascolto a Montemario, la parrocchia di San Francesco. Dice, loro hanno un servizio docce per i senza dimora. Dice, ma per i senza dimora che si recano devono chiedere comunque dati e avere una liberatoria? No, io quando faccio il servizio docce non gli chiedo come ti chiami e quindi non gli chiedo nessun dato e quindi non gli faccio nessun informativo. Mi informo di dove sta, diciamo, il bagno e il sapone, ma no, se loro prendono dati devono fare l'informativa, ma se non lo prendono il dato, l'informativa non va fatta. E non è obbligatorio prendere il dato, solo se gli serve, capito? Ecco, l'altra è che chi aiuta a fare domande verso la pubblica amministrazione, e qui si porta il caso dei buoni spese, chiedono di allegare alla domanda delle copie dei documenti di identità della persona per la quale si richiede. Chi fa le domande per la pubblica amministrazione? Cioè, verso la pubblica amministrazione, nel sì, caso del comune, quando chiediamo, aiutiamo una persona a richiedere il buono spesa, chiedono di allegare i documenti della persona.
Sì, in questo caso non siamo noi a dettare le regole, è il comune. Quindi teoricamente dovrebbe essere anche il comune a fare l'informativa. Noi fungiamo solo da tramite in questo caso qui. Quindi noi obbediamo al comune perché ha dato delle regole e lo facciamo a favore della persona che stiamo assistendo. Di per sé basta che noi non tratteniamo questo, ma trasmettiamo tutto al comune, è finita la storia. Perché il comune che ha chiesto queste cose. Durante il lockdown è stato così, abbiamo dovuto spedire un sacco di documenti, sì sì, però è il comune che fa questa cosa. Ci sono due domande. Allora, uno è Sandro di San Frumenzio, a cui ho aperto il microfono. Grazie. E l'altro è Francesco, che sarà il prossimo, e poi terminiamo con le domande. Sono le ultime due. Intanto ringrazio molto Andrea per questi chiarimenti molto utili e lo inviterei a dar seguito a quella sua idea di rivedere i criteri per il limite temporale di memorizzazione dei dati. I centri di ascolto più vecchi hanno degli archivi che risalgono al 2002-2003 e in effetti c'è tanta roba che potrebbe essere utilmente svecchiata. Se ci date a suo tempo, a tempo debito, delle indicazioni sarà molto utile. Per quanto riguarda la questione già sollevata della trasmissione dati per email, ma abbiamo un problema per quanto riguarda il Fondo Gesù Divino Lavoratore e Fondo Anticrisi 2.0, dove ci viene richiesto espressamente di notare soltanto tramite email le relazioni che contengono dati sensibili. Come si fa in questo caso? Si continua con l'andazzo, si tiene conto delle indicazioni più prudenti che tu ci hai dato adesso? Se noi potessimo inviare questi documenti, come ho detto prima, con un file protetto da password, e poi dopo magari la password la mandiamo a un numero di telefono che loro ci indicano, avremmo risolto la questione. Ma dovresti chiedere allora ai colleghi che si occupano del fondo di darci istruzioni in merito. Allora mi scrivo di parlare una parola, Sandro. Prego? Su questo aggiungo una parola io. Perché abbiamo delle cose che per conciliare tutto in questo periodo, voi sapete che come Caritas Diocesana stiamo rischiando un po', come anche tutti quanti noi nelle nostre parrocchie, di essere percepiti a volte come distributori di servizi o peggio ancora come bancomat, no? E abbiamo assolutamente l'esigenza di riuscire in qualche modo a verificare e mettere insieme e condividere dei dati. E questo discorso vale per la modulistica per il fondo anticrisi, vale per la modulistica per quello che riguarda il fondo Gesù Divino Lavoratore, vale per i buoni spesa e così via. Allora, una quadra di massima non l'abbiamo trovata. La speranza qual è? Che per esempio il fondo anticrisi, anche volendo, ahimè, finirà a breve, perché voglio dire, abbiamo finito i soldi, come si dice, non ce la faccio più ad alimentarlo. Per di più anche il fondo Gesù Divino Lavoratore in sé per sé va a modificarsi radicalmente da fine luglio in poi. Però è un discorso questo. Proprio perché, e lo dico ad Andrea, per poter accedere al fondo anticrisi, Andrea, noi chiediamo dei documenti, ma anche, ripeto, ai buoni spesa, perché dobbiamo rendicontare per bene le cose alla Fondazione Roma, chiediamo copia dei documenti o quantomeno dei dati da inviare via mail, perché diventa tutto più semplice nel centralizzarlo, nel registrarlo e così via, perché tutta la rete delle parrocchie che fa riferimento a modi di collo di bottiglia presso un ufficio o comunque un gruppo molto ristretto di persone, chiaramente sono da ottimizzare le cose. Su questo una quadra non l'abbiamo trovata, mi consola la temporaneità dell'esperienza e quindi la possibilità di poterci adeguare rispetto a tutte le altre cose che invece diventano più strutturali. L'altro aspetto invece sulla distruzione o comunque togliere dei dati dopo un certo numero di anni, per esempio dal SIS, questo è un altro tema che noi anche internamente dobbiamo capire e affrontare, perché chiaramente è un database notevole che dopo tantissimi anni si è arricchito tanto e
e anche noi su questo ci dobbiamo organizzare, se darci un tempo in cui dopodiché cancellare automaticamente i dati, e quali sono questi tempi. Ed è una riflessione che abbiamo aperto da poco anche noi internamente. Andrea, ecco, ripeto, su questo fai tu un commento eventualmente. Ma io direi che è una questione molto importante. Noi dobbiamo trovare la soluzione per non intoppare il lavoro, perché il lavoro che noi facciamo è giusto e perché è a favore delle persone. Non può essere il diritto di una persona a tutelare, a togliere il diritto della persona a mangiare, no? Non so se mi spiego. E quindi dobbiamo trovare una soluzione perché tutto sia fluido, però anche corretto. Per quanto riguarda i dati dal SIS, noi dobbiamo anche pensare se è il caso di cancellarli tutti o solo una parte, nel senso di tenere traccia che quella persona comunque noi l'abbiamo avvicinata, no? E quindi magari l'abbiamo avvicinata per questioni di credito oppure per questioni di salute, magari possiamo cancellare solo una parte di cose, quelle più specifiche di quell'intervento, ma tenere traccia comunque che abbiamo avuto un rapporto con lui. Però questo è da studiare insieme, ma io non ci trovo nulla di sbagliato nel tenere questa traccia, ok? Perché ci può aiutare ad aiutarlo nel futuro, anche perché sappiamo magari che questo è un recidivo del credito e invece c'è uno che invece ha avuto bisogno una volta sola, ma dopo 10 anni ha un altro tipo di problemi, capito? Quindi la dobbiamo costruire. Per fortuna questo impianto legislativo ci dà la possibilità di ragionare e di decidere noi, poi ci chiede conto di come abbiamo deciso, però ci dà la possibilità di decidere noi ragionando. Francesco, per l'ultima domanda. Buonasera e grazie dell'interessante lezione, e ringrazio davvero. Un chiarimento forse utile, diciamo, dopo oltre un'ora e mezza, è questo. In virtù dei patti laterali e della revisione del 1984, in sostanza, chi viene in parrocchia non deve ricevere semplicemente un'informativa sul trattamento dei dati in virtù del GDPR, ma non deve firmare il consenso al trattamento dei dati personali. Quindi chi viene nella mia parrocchia di San Francesco d'Assisi a Montemario per fare la doccia, nel momento in cui ci dà dati personali a chi opera in quel servizio, deve essere semplicemente informato del trattamento, ma venendo in parrocchia non deve consentire, firmando un qualche documento con la cosiddetta liberatoria, al trattamento di quei dati. Necessita solo di una informativa. Questo è un qualcosa, diciamo, che ho imparato stasera e di cui ringrazio, e che credo che sia molto utile per sicuramente seguire tutta la normativa, però essere consapevoli che vi sono certi obblighi, ma altri per fortuna sono ridotti per chi accede ad una parrocchia. È così. Ok, va bene, grazie, molto chiaro. Quindi c'è differenza tra informativa che deve essere fatta, ma consenso che non è necessario e che è presupposto in virtù dei patti laterali, in sostanza. È così. Grazie mille. Prego.